Ma poi, raga, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Erbace e questo sarà il primo di una serie di video che vedrete mentre io non sarò in questa postazione perché sarò in trasferta per le finali mondiali di Clash Royale che si terranno il 24, il 25 e il 26 novembre, per le quali sono stato invitato come content creator, come oramai molti di voi sanno. Ragazzi, io tengo a ribadirlo, se sono stato scelto come uno dei creator da invitare per quanto riguarda Clash Royale Italia, è soprattutto merito vostro, quindi grazie. Continuate ad iscrivervi, a mettere like ai video che stanno andando una bomba e ovviamente su Instagram vi porterò con me nell'esperienza delle finali mondiali in Finlandia, quindi link in descrizione e nel primo commento. Oggi ragazzi però, come avrete letto dal titolo, proverò ad arrivare in Lega 10, cioè ci devo riuscire, devo arrivare in Lega 10, siamo già all'ottavo gradino della Lega 9, ovviamente su un secondo account, sull'altro account sono già in Lega 10 e riguarderà i prossimi video, ma raga, la particolarità sarà provare a raggiungerla con un deck 2.1 Cycle, quindi Lega 10 con un 2.1 Cycle, un mazzo non competitivo ovviamente, che però ha due carte rotte in particolare, che sono gli scheletrini evoluti fortissimi adesso e il principino che continuerà ad essere meta secondo me, nonostante il nerf. Quindi io direi di iniziare col primo match che potrebbe portarci a meno 3 partite dalla Lega 10. Al momento siamo a meno 4, chiaramente. Ok. Non so onestamente come poter utilizzare un 2.1 Cycle. Sicuramente possiamo iniziare con degli scheletrini sprittati così da ciclare l'evoluzione. Lui ha la lapide. Ok, facessi gli spaccamuro dall'altra lane, purtroppo andrebbero sulla lapide. Quindi partiamo con un principio dal fondo. Dovesse avere mastino, raga, dico solo no way. No way. Dico solo no way. No way. Potremmo tornare indietro di un gradino con questa partita. Allora, qua andiamo a fare una tronco per eliminare questi scheletrini che danno fastidio. L'abilità del principino l'attivo così magari da proteggere un minimo lo stesso principino, ma non credo che ci siamo riusciti, ragazzi. Ok, non so veramente come poter uscire da questa situazione. Distraiamo un attimo i draghi. Possiamo fare così. Un principino qua. Ok, pipistrelli un minimo di aiuto lo stanno dando, ma giustamente lui va anche di mongolfiera dall'altra lane che io al momento non posso difendere e forse non potrò difendere mai, in realtà. Il principino non mi aiuta, peccato veramente. Qua, raga, devo fare degli scheletrini a caso per provare a fare i pipistrelli e quantomeno non prendere torre. Vi dico, questi scheletrini evoluti li avrei potuti fare dal fondo, che poi sarebbero magari tornati utili. Quindi sì, io potrei aver sbagliato qua. Allora, l'abilità gliel'attivo a questo punto, visto che ha fatto questa lapide e l'abilità va a togliere praticamente tutti gli scheletrini. Immagino che abbia anche i barbari che potrebbe andare a fare dei. Ok, questa abilità gli ha dato fastidio. Peccato che veramente che non ho fatto quegli scheletrini evoluti dal fondo. Purtroppo in quella situazione ero abbastanza in difficoltà. Qua direi di difendere lo scheletrago a destra e prenderci quello di sinistra. E praticamente abbiamo pareggiato i danni presi da entrambe le lane. Non so se lui andrà a difendere questi spaccamuri. Io comunque devo mettere un po' di pressure. Lei difende. Possiamo anche andare a fare così. Ok. E subito un principino sul mastino. E poi gli spaccamura a sinistra. Un minimo di danni a destra con i pipistrelli. Ma non i danni che ci servono. Ok, lui va di fireball. Raga, io ho il principino al 13. Non ve l'ho evidenziata come cosa. Io ho il principino al 13. Non ci credo, non ci ripensavo a sta cosa. Ok. Comunque potremmo ancora difendere, forse per assurdo. Quantomeno fargli faticare la torre, no? Fargliela sudare. Fargliela sudare. Ok, deve tirarci una snowball letteralmente, quindi non credo che l'abbia se la sia fatta che gliel'abbia fatta sudare così tanto. Ok, qua deve difendere quantomeno. Ok, la snowball lì ottima per lui. Ripartiamo con questi scheletrini. Buono quel principino, ovviamente. Qui forse tirerà una fireball. Forse gli ho dato troppa value di fireball, raga. Troppa value di fireball qua da parte nostra. Ok, ripartiamo con un principino qua. Lui deve fare una lapide là, o meglio, non sono convinto che la dovesse fare. Lui ha fatto una lapide là, in realtà. Guarda che andiamo così, se riesco a fare anche lo spirito di ghiaccio che mi salta su. No, è saltato su uno scheletrino quello spirito. Che delusione quello spirito di ghiaccio. Qua andiamo a attivare l'abilità sui barbari, ovviamente. Ok, devo mettere pressure perché è impossibile difendere per noi. Ok, devo ciclare altri pipistrelli che direi di fare su questo drago d'ossa. Che però non ci aiuteranno per non perdere la partita, ragazzi. Inevitabilmente dovrebbe essere qua game over. Possiamo giusto provare questa giocata, ma gli basta una fireball, oppure anche dei barbari. Tirare la fireball e perdiamo il primo game. Perdiamo un primo match leggermente complicato. Leggermente complicato, come sarà, penso, in generale,
questa scalata alla Lega 10 con questo deck. Certo che però trovare Mastino al primo game... Bene, non dico niente, passiamo alla prossima. Ho fiducia nella prossima, ho fiducia nelle prossime, chiaramente. Adesso siamo a meno 5 dalla Lega 10. Meglio, meglio, almeno viene più contenuto nel video. Se da meno 5 passiamo a meno 4, poi meno 3, poi meno 2 e vediamo, raga, non so veramente come andrà. Allora, lui principino al 14. Io ho veramente impressione che se dovessimo trovare tante Fireball... Avrei detto Fireball, era già successa sta cosa. Io ho preso il Tornado Fireball... Fireball! Tornando Fireball. È incredibile. Tante Fireball. Il principino al 13 avrà pochissima value per noi. Qui ottimo cannone, ottimo spirito di ghiaccio. Là ci bastano dei pipistrelli a meno che non vada a tirare. Oh, c'è anche il cannone in vita ancora. Buono. Come possiamo fare il miner così che vada a distrarre anche il principino dall'altra lane? Che distragga la torre, meglio. Ok, buono. Buonissimo. Ha preso il minatore. Possiamo attivare l'abilità del principino. Accompagno anche con uno spirito di ghiaccio. E qua sono tanti danni, eh. Lo spirito di ghiaccio aiuta effettivamente, secondo me ci fa guadagnare almeno 2 hit. 2 hit buone. Abbiamo fatto praticamente metà torre. Anche Diao ha preso dei bei danni dal suo principino, o meglio dalla guardiana. E qua sono costretto a fare gli scheletrini evoluti che ci sarebbero potuti tornare utili per il gigante royale, anche perché... No, oddio, il prossimo sarà evoluto per l'appunto, quindi non molto utili in realtà. Fin quando lo hittano qualcosa. Se non hittano nulla, allora gli scheletrini evoluti possono chiaramente essere buoni per il GR anche evoluto. Ok, qua si è riusciti a far fuori un cacciatore e un paio di hit con il Miner. Non una cosa che ci cambierà la partita, ma devo dire che può andare abbastanza bene. Gli spaccamuro li splittiamo, che se no diamo value di tronco per il barbarico, non ricordo cosa abbia. Ma non ricordo in realtà se l'ha messo fino ad ora. Ok, perfetto. Gigantoriale voluto dall'altra lane, io gli ho fatto il principino a sinistra. Potrebbe non essere ottima per noi questa cosa, perché chiaramente lo spirito del ghiaccio full countera. Il pescatore, mettiamo subito un cannone perché anche con il principino in cycle potremmo ciclare un cannone alla velocità della luce. Andiamo di abilità chiaramente, ottima abilità. Potrei fare anche un miner su questo principino. Lui è lo spirito del fuoco. Andiamo con uno spirito di ghiaccio e con una tronco e poi tornerei a fare i pipistrelli perché col cannone non riesco. Intanto abbiamo fatto degli ottimi danni anche a sinistra. Ok, qua devo preparare un principino, uno spirito del ghiaccio. E direi anche una tronco, vediamo come ce la siamo cavata. Ottima tronco innanzitutto. Qua dovremmo riuscire anche ad attivare l'abilità in tempo e ci servono anche dei pipistrelli. Raga, potremmo assolutamente sfruttare questo vantaggio che abbiamo adesso. Subito cannone, esattamente che lui procede col push. Miner, vediamo se va anche di fireball sul cannone. Guardate quel pipistrello ancora in via. Ah, fulmine! Lo stavo per dire che potesse avere fulmine. Ok. Raga, potremmo fare un principino offensivo con subito un'abilità. Perfetto, poi anche lui diciamo che non è il più sveglio. Scheletrini qua per distrarre un minimo il pescatore, se ci riusciamo, ci siamo riusciti. E il miner dietro che in teoria sarà ottimo. Non so se il pescatore me lo prende da laggiù, direi proprio di no. Perfetto, tronco di cycle che non vi dico che ci fa vincere, ma tipo rimane con 8 HP, 3 HP. Ah, fa 77 là, vero? Allora ragazzi, direi che è la cosa più intelligente da fare, ciclare un'altra tronco. E anche questo sulla carta non era la partita più semplice. Sarebbe stato peggio se lui avesse avuto la fireball per il principino, anche perché purtroppo al 13, come avete già visto, ci muore. Ma meglio così, bene così, e torniamo a meno 4. Dirigiamoci a meno 3, dirigiamoci a meno 3. Ok. Per rendere le cose un po' piccanti, raga, ho deciso di arrivare in Lega 10 sul secondo account, appunto, con un mazzo così cycle. Però ancora ci dobbiamo arrivare in Lega 10, quindi aspettiamo a parlare. Spaccamuro dall'altra lane. Se non mette nulla ci possiamo attivare la centrale in tranquillità assoluta. Intanto... Ah, ok. Ok. Si sarebbe, come sapete, potuto attivare la centrale con la tornado sugli spaccamuro, ma non è un piazzamento facile. Forse è una delle attivazioni più difficili in realtà. Pipistrelli qua, spaccamuro a sinistra perché abbiamo già ciclato. Ok, perfetto, un bel cannone per non prendere danni, anche se c'erano già i pipistrelli. E io un miner dietro glielo farei. Non è un bruttini. Ah, ha tornado, eh. Non l'ha ancora ciclata, ma ricordiamoci che ha tornado. Ce l'ha fra una carta. Barile barbarico. Barile barbarico con domatore. Molto particolare, anche perché fino ad ora sembrava che potesse avere un ottimo deck. Tipo il deck di Viper, soltanto con la pirotecnica al posto del boia. Ma non è così. Allora, splittiamo questi scheletrini. E i prossimi saranno evoluti. Splittiamo anche gli spaccamuro. Vediamo un po' che ci racconta lui. Drago Inferno, ok, no, allora diciamo che non è un mazzo buono come pensavo che fosse, meglio per noi. E qua ha fatto un'altra tornado, eh. Qua ha fatto un'altra tornado, direi che un Miner Buzz
Non ce lo toglie nessuno, lui dovrebbe fare la pirotecnica. Per non far prendere danni a questo principino, io uno spirito di ghiaccio sul Draghinferno lo andrei a fare. La pirotecnica muore dalla tronco. Va a destra o a sinistra, fammi capire. Intanto qua attiviamo l'abilità. Perfetto, attivata al pelo prima che il... Ok, madonna, anche sta tronco al pelo, per poco non la missavo. Va bene, vediamo se arriva il domatore. Non arriva il domatore, certo che arriva il domatore. Abbiamo centrale attiva, quindi in teoria questo cannone è sufficiente. Prendiamo giusto una hit dalla Valchiria, che è ottimo. Facciamo il miner dietro i Buzz, così che non possa fare tornado sul miner. O meglio, la può fare, la fa. Ha fatto un'ottima bombardiera lui. Si aspettava gli spaccamuro in realtà, non è che si aspettasse i Buzz. Quindi forse questo miner avrei potuto metterlo da un'altra parte, così da evitare o quantomeno ritardare l'attivazione della centrale. Qua ha dovuto difendere una Valchiria. Uno spirito di ghiaccio con una Valchiria, mi sembra un po' eccessivo. Arriverà un'altra pirotecnica, intanto noi facciamo un altro cannone. I miei stessi spaccamuro hanno spostato il suo domatore e l'hanno fatto andare a torre. Però ottimi quegli scheletrini Evo, anche perché lui, ragazzi, lui non ha la tronco ma ha il barile barbario. E quindi gli scheletrini possono prendere una grossa value. Guardate intanto quel principino, e se dovesse entrare lo spirito di ghiaccio in tempo, tanco anche con il Miner, non è entrato in tempo, ma comunque veramente degli ottimi danni. Qua, raga, potremmo fare il trick. Ah, intanto non arriva il domatore, arriva adesso il domatore. Il trick con gli scheletrini per mandare il domatore più lontano possibile dalla nostra torre, così che non possa prendere della value di fulmine. Qui tronco così per sicurezza, anche se la hit non sarebbe arrivata. Direi che ci basta veramente il minimo danno e questa partita è vinta. Ok, ottimo ragazzi, eh. Ok, una tronco. Ha voluto fare il pignolo lui, allora andiamo di questa tronco. Meno 3, raga. Meno 3. Io vi ricordo che in questi giorni vedrete... Questo sarà il primo video, non so quanti altri ne usciranno, ma ragazzi, streamerò anche e streamerò dalla Finlandia. In questi giorni, appunto, sarò fuori, sarò alle finali mondiali ad Helsinki e ci sono delle postazioni da stream dedicate appunto ai content creator nell'hotel e io streamerò da là. Quindi, ragazzi, per sapere quando, passate da Instagram, vi lascio anche il link proprio nel primo commento in descrizione e potrebbe essere divertente perché ci saranno anche altri player, altre persone dal vivo. E quindi niente. Questo, ok, gabbia. Gabbia arcieri. Non ho visto se gli arcieri avessero la goccia di elisir nero sopra la capoccia, quindi non so se siano evoluti. Intanto però io andrei con questo Miner Buzz dall'altra lane. Ottimo perché nel frattempo lui ha fatto una guina a sinistra. Quindi arcieri gabbia non mi viene in mente assolutamente nulla. Anche lui ha tornato intanto. Potrebbe avere un gigante elettrico. Ok, mi è venuto in mente gigante elettrico e in realtà sono abbastanza sicuro che abbia gigante elettrico. Non che sia, per le carte che ha messo fino ad ora, un classico gigante elettrico meta, ma è l'unica cosa che mi viene in mente. Quindi, ok, spirito di ghiaccio qua. Andiamo anche con gli scheletrini, perché poi facciamo un miner e basta, direi, perché non vorrei dare troppa value mettendo anche dei pipistrelli. Intanto, quegli scheletrini potrebbero seriamente fare dei danni. Sì, fanno qualche danno perché gli arcieri ha deciso di metterli dietro anziché sugli scheletrini, ma non è chissà quell'errore, alla fine ho fatto pochissimi danni. E qua potremmo anche scoprire se lui ha una fulmine su questo principino. Tanto ottimo spirito di ghiaccio. Esattamente, ragazzi. Qua preferisco difendere con gli spaccamuro, non voglio sprecare i miei Skellisevo, che poi con gli arcieri dietro avrebbero avuto veramente poca vita. Arcieri dietro che ci fanno male. Arcieri dietro che ci fanno male, ok, entra quello spaccamuro, ma al momento siamo in svantaggio e sarà una partita sicuramente complicata. Confermo, sono quasi sicuro che lui abbia il gigante elettrico. Ok, vediamo come se la gioca adesso qua, magari una queen. Non arriva la queen, allora ok, è arrivata la queen, facciamo comunque questo miner. Attivasse subito l'abilità sarebbe ottimo. Non l'attiva, ma sono dei danni sulla queen. Quindi va benissimo. Con una tronco non muore, ma quasi. Gli scheletrini evoluti qua potrebbero veramente farci la partita, anche in difesa, soprattutto in difesa. Perché son ottimi per il gigante elettrico. Va bene, qua lui va a fare questa abilità. E lo spaccamuro di... No, li ha presi entrambi all'aghi, raga. Li ha presi entrambi. Attenzione perché lui ha gli arcieri evoluti adesso, eh. Questi arcieri evoluti mi preoccupano tantissimo. Con due tronco muoiono. E diciamo che noi due tronco le possiamo ciclare abbastanza in fretta. Iniziamo con la prima. Iniziamo con la prima e qua andiamo semplicemente a fare un lavoro di splittare tutto quello che possiamo splittare. E un'altra tronco. Abilità prima che muoia, per favore. Sì, è morta lo stesso, anche se l'abilità l'ha presa. Ok. Qua torniamo, ragazzi, a mettere un po' di pressure, che sennò siamo fregati. Mi sa che siamo fregati lo stesso. La vedo complicatissima difendere questa situazione. Quella queen mi preoccupa tantissimo. Infatti è tra la torre, raga.
Il principino aveva fatto pure un buon lavoro sul gigante elettrico, ma la Queen è entrata a torre. Peccato perché io di danni dall'altra linea avevo fatti, e se fossi riuscito ad attivare l'abilità non ci sarebbero stati questi problemi, ma l'abilità non siamo riusciti ad attivarla. Ok. Qua possiamo intanto andare con questo miner di qua. Va bene, stiamo mettendo una buona pressure, eh? Anche se purtroppo fino ad ora non basta. Va bene. Tronco qua di Saigon, lui due fulmini e va a vincere la partita. Con due fulmini ci vince la partita lui. Facciamo questo principino alto. Facciamo subito questa abilità. Va bene, la Queen a torre non è un problema, infatti non va neanche ad attivare lui l'abilità. Spero che quantomeno debba difendere questo spaccamuro nonostante si fa una tornado. Ripeto, con due fulmini noi siamo fuori dai giochi. E lui lo sa, inizia a ciclare la prima e ciclare la seconda sarà veramente un attimo. Per quanto noi abbiamo un 2.1 di cycle, questa partita secondo me era veramente complicatissima. È inutile fare Magnar spaccamuro perché ha la gabbia, quindi al massimo facciamo prima i pipistrelli. Ok, oh! Qua ragazzi c'è stata della speranza. Perdiamo di pochissimo, ma non va. Ragazzi c'è stata della speranza. Perdiamo di pochissimo, ma non va. Meno 2. Meno 2 della Lega 10. Non so come io abbia vinto questa partita. Va bene così. Ve lo dico tranquillamente. Avessimo giocato questo game a buone medaglie. Contro uno, quindi forte col gigante elettrico, sarebbe stata penso impossibile. Sì, ma io ho buone medaglie, non avrei giocato questo deck, quindi forse il paragone regge poco. Va bene, ragazzi, siamo veramente vicini alla Lega 10 con questo 2.1 cycle. Tra l'altro, io ho due carte sottolivellate che sono le due più forti, non a caso, che sono appunto Principino e Scheletrini Evoluti. Purtroppo il Principino non ho voglia di spendere 20 euro per maxarlo sul secondo account. Già li ho spesi sul primo per il pass diamante e mi bastano. Vediamo se ha una terremoto, intanto qua tronco, sì, terremoto che arriva, facciamo allora anche questi pipistrelli per cercare di prendere meno danni possibili. Possiamo andare con un miner, oh no, non l'ho messo alto che ci distragga entrambe le torri e altrimenti avrei fatto gli spaccamura a sinistra, così con una tronco non sarebbe stata sufficiente, però va bene, è arrivato qualche danno dal miner, la consegna ha deciso di farla sul minatore quando poteva farla sia sul miner che sui pipistrelli, ma vabbè, ha speso uno di elisir per distrarre quei pipistrelli, quindi niente, niente di che. Va bene, possiamo ripartire con un principino dal fondo anche a destra, cioè la lane dove abbiamo sia preso che fatto danni, perché tanto lui ha la terremoto come spell. Ok, va di una bombardiera di attesa particolare come giocata. Allora cicliamo una tronco e per forza di cose devo fare un miner buzz dall'altra lane. Con anche l'abilità. La dovrò fare la consegna sui pipistrelli. Non fa la consegna, la fa a sinistra. Ok, ha fatto una buona scelta. In ogni caso io gli ho tolto un principino, quindi non ci va assolutamente male. Stessa cosa, raga, il trick che ho fatto prima con il cannone, di metterlo fuori dal range della torre dove abbiamo preso danni, quindi dove lui farà i maiali verosimilmente, possiamo farlo anche con gli stessi maiali. Però poi dobbiamo fare una truppa che vada a spostare un maiale che non devierebbe. Esattamente così. Esattamente così. Vedete che la terremoto non prende il cannone, e per noi è una cosa abbastanza buona. Purtroppo il cannone non è una bombardiera, quindi ci è di aiuto, ma fino a una certa. Possiamo fare questo Miner, stavolta sì che distragga entrambe le torri e gli spaccamuro. Perché anche se ha la consegna, non può farla sia sugli spaccamuro che sul principino. In ogni caso ha fatto un'ottima bombardiera. Ok, questi scheletrini non dovrebbero ittare torre. In ogni caso io sono pronto con una tronco, ma non dovrebbero esserci problemi. Ok, sarà complicata ragazzi questa, perché i maiali li soffriamo tantissimo. Vediamo, però ci credo. I pipistrelli sono buoni. I pipistrelli per noi sono ottimi. Ok, qui dobbiamo tornare per forza a fare un cannone comunque. Lui la terremoto la fa, allora mettiamo anche uno spirito degli altri. Vedete che i pipistrelli sono la nostra carta, raga. Sono la carta che ci può dare, non so se dire vantaggio, però sì, ci siamo capiti, insomma. Qua l'abilità. Oh, ha missato la tronco! Per prendere, non so perché ha missato la tronco, ma in ogni caso ha missato la tronco. Tronco che andiamo a fare noi adesso di Saigol. Con anche un principino qua. E qua senza fare il cannone facciamo prendere la value più grande possibile a questi pipistrelli e difendiamo con la tronco. Danni arrivano sempre, purtroppo. Sprechiamo gli spaccamuro stavolta. Noi abbiamo fatto un po' di danni da entrambe le lane. Vediamo se questa cosa potrà tornarci utile in un modo o nell'altro. Ok, qua purtroppo non sono riuscito a mettere il cannone come vi dicevo prima. Non arriva però neanche la sua terremoto. Adesso arriva, piuttosto che fare l'abilità, qua possiamo fare una tronco e non dovrei prendere. E invece le hit le prendo sempre. Il problema è questo, raga. Le hit le prendo sempre. Ok, Miner Buzz dall'altra lane. Lui difende addirittura. Oh! Ok, non c'è stata utile sta cosa, ma lui comunque ha panicato. Possiamo sfruttare dall'altra lane. E gli si è attivata l'abilità in tempo, peccato. Comunque va bene, non è una brutta situazione questa.
Non è una brutta situazione questa. Poi possiamo fare spaccamuro e prima che appunto la tronco uccida entrambi gli spaccamuro, fare questa. No, mi si è buggato lo spaccamuro, non ci credo. Si è buggato lo spaccamuro, ragazzi, avete visto? Non ci credo. Non ci sto credendo. Ok, cannone così. Purtroppo non sono riuscito a fare lo spirito del ghiaccio in maniera tale da deviare anche l'ultimo maiale, ma l'ho fatto, l'ho difeso bene con lo spirito del ghiaccio, scusate, con il principino, quindi ottimo. Qua, ragazzi, devo provare ad ociclarlo, è l'unica cosa che posso fare. Ok, questa abilità che si attiva non è un problema per noi. Là dovrà fare una consegna, lui. Consegna che arriva in ritardo! Consegna che arriva! Consegna che non arriva, in realtà. Piccolo problema di connessione dell'avversario. Però qua, ragazzi, secondo me saremmo riusciti ad ociclarlo e avevamo anche un doppio push. Non vi dico che avrei vinto qua, ma potevamo tornare in carreggiata. Va bene così. Siamo a meno una dalla Lega 10. Va bene così. Anche questa partita non era semplice. Non so se l'avremmo vinta non avesse avuto questo problemino finale. Però appunto cerchiamo di sfruttare questo suo problema ed arrivare in Lega 10 col prossimo game, che sarà questo appena iniziato, insomma. Allora, sempre scheletrini. Lui già si preoccupa, o meglio, si dispera. Ma non, se riesco a non far entrare lo spirito di ghiaccio, preferisco, lo distraiamo con questi spaccamuro. Tronco di Saigo, tronco anche per lui. Quindi Goblin, tronco. Oh, stavo per dire, avrà un domatore e un altro terremoto, quindi. Bruttissimo questa pirotecnica, raga. Ma brutta forte, eh. Ma brutta anche la terremoto, perché non aiuta il domatore ad arrivare a torre. E questa potrebbe essere subito un'ottima situazione. Non credo riesca a difendere gli spaccamuro, non può. Forse aveva giusto l'esir per la tronco, ma sarebbe stata inutile tirarla dal momento che il Miner tankava. Quindi un ottimo start con degli ottimi danni, ma regalati dall'avversario. E tutti abbiamo visto il perché. E tra l'altro ci siamo anche attivati la centrale. Quindi non male come inizio, troppo aggressivo lui, cioè quella pirotecnica non ci diceva niente, un domatore si poteva anche fare tranquillamente, ma pirotecnica di troppo. Allora, lui va di Matemagner a destra, qua è ottimo che abbia difeso lo spirito del ghiaccio con questi goblin, eh. Perché non ha niente per difendere il Magner adesso, e i chip damage del Magner per noi, cioè, direi che sono importanti a dire poco. Ok, qua fa una giocata segreta, ma non so neanche quanto possa essere buona, cioè non è buona. Qua, ragazzi, ci basta veramente il minimo per difendere. Non devo neanche fare altro sul Mighty Miner, perché abbiamo la centrale attiva. E però sì che vado a fare questo Miner e vado a fare anche i pipistrelli. Ok. La pirotecnica si è spostata sul Miner dopo che ha ucciso due Bats soltanto. E sono tantissimi danni questi, raga. E questi sono tantissimi danni. Ok. Cannone. Potevo farlo anche basso perché il domatore l'ha messo veramente storto. Comunque con una tronco non prendiamo alcuna hit. Lui già manda una bella partita. Effettivamente abbiamo un grosso vantaggio. Effettivamente abbiamo un grosso vantaggio. E in generale i pipistrelli qua hanno una value incredibile. Ma in tutte le partite fino ad ora i pipistrelli hanno avuto un'ottima value. Anche quella contro il gigante elettrico. Alla fine i danni importanti. Poi è entrato lo spaccamuro e penso che ci abbia fatto vincere quello. Ma i danni importanti li hanno fatti i pipistrelli stessi. Ok, qua ha fatto dei buoni goblin sul miner. Dovrà fare anche una tronco qua. Va bene per noi. Oddio, per poco non entrava lo spaccamuro, non so come, ma per poco non entrava. Ok, questo domatore non l'ho del tutto capito. Va bene. Intanto qua ci possiamo prendere un'ottima tronco, anche se la pirotecnica andrà dall'altra lane. Ed è riuscito anche a ciclare un altro Miner, quindi attenzione qua, devo fare questo principino per distrarre e direi di fare un Miner su queste pirotecniche prima che possano prendere troppa value. Ok, abbiamo preso tanti danni, però con una tronco in teoria l'abbiamo risolta. Perfetto. Ok, respiriamo, possiamo respirare. Prepariamoci il cannone fuori dalla terremoto. Tanto lui invece si prepara una bombardiera. Allora facciamo i bassi dal fondo, pirotecnica dal fondo e principino dal fondo e vediamo un attimino. Ok, possiamo fare un Miner tronco qua. Ok, il cannone lo facciamo basso a sto punto, anche se lui giustamente va di terremoto. Ma raga, la centrale attiva in queste situazioni è una manna dal cielo. Ottima tronco value qui. E attenzione perché lui ha appena fatto i goblin, però li cicla molto in fretta, anche lui cicla tanto, eh. Comunque andiamo a fare questo Miner, cannone, spirito del ghiaccio. Deve difendere il Miner, quindi non può fare la terremoto sul cannone. E qui, ragazzi, con un Miner tronco, se noi potremmo portarci a casa la partita. Miner tronco perché la sua difesa più probabile per il Miner appunto saranno i goblin, o meglio la sua unica difesa. Qui cannone alto, intanto arriva il Miner, arriva la tronco che va a killare i goblin e arrivano le hit di Miner sufficienti per vincere questa partita. E ragazzi, arriviamo in Lega 10. Abbastanza in tranquillità, tutto sommato abbiamo perso un game,
partite abbastanza tese. Ah, io non so il win rate. 82% di win rate. Non avevo idea di quale sarebbe potuto essere il nostro win rate, perché alla Lega 9 c'ero arrivato veramente a inizio season e oramai siamo a metà season. Comunque, ci portiamo già sulle 1856 medaglie e 4 millesimi al mondo. Stanno scalando veramente poco, cioè, ragazzi. Io sono arrivato in Lega 10 con 2 settimane di ritardo e sono in top 4000 mondiale. Va bene, non so se scalerò ancora su questo account, perché ho il principino sottolivellato. In generale l'account è abbastanza sottolivellato e non ho neanche gli arcieri evoluti, quindi penso che mi dedicherò completamente al primo account, come farò già dal prossimo video. Ragazzi, io spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Rimanete aggiornati sui prossimi, iscrivendovi al canale, lasciando una campanella, e raga, su Instagram vi aggiornerò su tutto quello che verrà. Quindi ci vediamo anche di là e presto con un nuovo video. Ciao!